felice. Sono felice perché mi ricordo circa una ventina d'anni fa, nella storia di Ricardo Nascioli, che se tu me ne eravate voi, io sono un laureato in economia a Napoli, ma poi vengo qui a fare le mie esperienze lavorative di collaborazione, e ho fatto il professore di pedagogia, la storia la conosco molto bene. Da qui collaboro e imparo la creazione di un modello di formazione tematica in cui l'impianto pedagogico, metodologico, favoriva la trasmissione dei saperi attraverso la tecnologia, all'epoca un concetto storico. Da qui poi questa università presunta, proprio a Salerno, e questo è stato anche uno dei motivi per cui mi sono affacciato quando mi hanno chiesto una mano nell'industria dello sport per riguardare il Milano. E poi che storia che questa università è diventata talmente grande che oggi è la più grande d'Europa, probabilmente un 125-120 studenti. Si parla, e io ringrazio il professore, grazie al professor Loia, grazie al professor Vito, un ringraziamento logicamente al professor Sina che ha organizzato un evento, il professor Gatti, e naturalmente al procuratore generale della Repubblica, il dottor Borrelli, che era la presenza. Il doping finanziario cos'è? Innanzitutto, il doping finanziario per me è la finanza che prende il suo argomento sulla missione, sui valori e sullo spettacolo. Che in senso lato il doping finanziario è stato visto solo dalla prospettiva della società e solo dalla prospettiva delle plusvalenze. Ci arriveremo poi a questo. No, c'è il doping finanziario che per me è anche quello dei calciatori, in cui i calciatori con le proprie alchimie finanziarie, anche con le proprie approcci deontologicamente,